La candidata del Fronte Civico svela ai brindisini quella che a suo dire è una manovra economico-politica che starebbe preparando il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, qualora fosse eletto sindaco il candidato del centro-sinistra, Nando Marino. Forse a qualcuno sarà sfuggito, ma a me no. Emiliano è venuto a Brindisi e ha contattato un'azienda che si chiama A2A. Questa azienda ha praticamente la partecipazione al 100% nell'Edipower. Questa azienda potrebbe costruire a Brindisi un inceneritore, secondo quello che è stato voluto da Renzi nel suo decreto Salva Italia. E questo inceneritore sarebbe costruito proprio dove insiste l'Edipower. Diciamo sarebbe, perché dipende dalla regione decidere questa cosa qui. I suoi interessi, a quanto pare, purtroppo vanno sempre nella stessa direzione. Quello di mettere un paletto, che in questo caso si chiama Marino, fissarlo qui a Brindisi e costruire a spese dei brindisini l'ennesima porcata che ci farebbe, contribuirebbe a farci morire, così come è successo per il colosso Enel, ovviamente a norma di legge. E sappiamo anche con grande probabilità che questa azienda che si chiama A2A sarà l'azienda che prenderà il posto di Enel nella sponsorizzazione della nostra squadra di basket. E così finalmente i brindisini capiranno che Bari ci toglierà tutto, anche la squadra di basket.